Novena alla Madonna Immacolata, testo composto da Padre Antonio Runci, primo giorno. Dai padri della Chiesa e dal Magistero della Chiesa. Esulti oggi tutta la creazione e frema di gioia la natura. Si rallegri il cielo lassù in alto e le nubi spargano la giustizia. Distillino i monti la dolcezza del miele e giubilo le colline, perché il Signore ha avuto misericordia del suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, vale a dire nella Immacolatissima e Purissima Vergine, mediante la quale arriva la salvezza e l'attesa dei popoli. Ota fulcra es Maria, tota fulcra es Preghiera. Madre Immacolata, da questa valle di lacrime, ove splendi quale segno di consolazione e di sicura speranza per il popolo di Dio peregrinante in questo mondo, noi ci rivolgiamo a te per chiedere aiuto e protezione. Proteggi, o Maria, ogni vita nascente, adulta o al termine del suo cammino terreno. Assisti quanti lavorano in ogni campo per difendere l'integrità della persona umana, della natura e del creato. Quale Madre del Salvatore del mondo, salvaci dai mali che oggi ci rattristano nel corpo e nello spirito a causa della pandemia. Tu che sei la tutta bella, pura e santa, difendici dalle insidie del male e schiaccia con la tua potente grazia ogni tentatore che minaccia la realizzazione di un mondo più umano, giusto e segnato dall'amore. Nessuno dei tuoi devoti, o Vergine Santissima, si lasci corrompere da quei vizi capitali degenerativi dello spirito cristiano impresso in ogni battezzato. E fa che in cielo come in terra risuoni la tua dolce preghiera dell'Ave Maria, piena di grazia, rivolta a te dal Messaggero divino. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita e dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in preparazione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato,
concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata, discenda su di voi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.